Bene, sono le ore 11, siamo puntuali, già un buon numero di persone attese alla prima sessione di Pietanzis e Simone Schuvic si sono collegate, per cui innanzitutto vi do il mio personale benvenuto, sono Fabio Braido, sono l'attuale amministratore della Braitech. Per prima cosa volevo innanzitutto illustrarvi quella che è l'agenda e i punti che sono attesi per questa sessione. Innanzitutto farò una brevissima in realtà introduzione di Braitech e la nostra partnership con la Casa Mantreansis. Poi ci sarà l'ingegner Carlette che vi illustrerà uno strumento recentemente acquisito da Ansys, che va sotto il nome di Ansys Granta, per la selezione dei materiali. Poi avremo l'ingegnere Susana che vi illustrerà il nuovo ambiente di simulazione multifisico in tempo reale che va sotto il nome di Ansys Discovery. Poi cambieremo tema e andremo a illustrare anche qui una recente partnership tra Ansys e Motocad per la simulazione multifisica di macchine elettriche. Ci addentreremo poi in una nuova tecnologia di Ansys che riguarda il calcolo strutturale, in particolare consumatore esplicito di L-China, e concluderemo questa sessione parlando di come ottenere più potenza dal proprio software di simulazione Ansys, quindi parleremo di HPC e di cloud. Innanzitutto volevo illustrarvi un po' quelle che sono le partnership in corso, in particolare tra Braitech e Ansys. Braitech è un'azienda di servizi che fornisce strumenti di calcolo per aziende tipicamente orientate all'innovazione tecnologica e allo sviluppo prodotto. Braitech è composto da un team di 12 persone, tutti laureati, di cui 10 in ingegneria, di cui 3 hanno conseguito anche il dottorato di ricerca. Altre 2 persone si occupano più invece di marketing e vendita. L'azienda ha quasi 15 anni, interamente focalizzata fin dall'inizio sulla simulazione, e attualmente le partnership più importanti in corso sono con Ansys e HP per le macchine di Python. Dal momento in cui abbiamo cominciato a lavorare diversi anni fa con Ansys, abbiamo avuto un incremento importante di progetti basati appunto sulla simulazione, come si può vedere da questo grafico. La nostra proposta è una proposta a valore aggiunto, quindi non forniamo solo strumenti o solo servizi, ma forniamo soluzioni. Attualmente possiamo affermare che siamo in grado di implementare i migliori software di simulazione che sono presenti sul mercato, si sta parlando di Ansys. Mettiamo a disposizione talenti, quindi non solo ingegneri in grado di fare i calcoli, ma tecnici e persone che sono in grado di fornire appunto soluzioni tramite le soluzioni e le consulenze basate sulla simulazione. Inoltre forniamo l'hardware specialistico HPC. Ansys è attualmente il leader mondiale nello sviluppo di piattaforme di simulazione. Basti pensare che il più vicino competitor ha 3 volte la dimensione aziendale, che è più piccola rispetto ad Ansys. Naturalmente questa considerazione sarà confinata all'ambito della simulazione, però è un dato comunque molto, molto importante, e vi diremo che appunto attesta la leadership di Ansys in questo settore, in questo mercato. Come si può vedere, le principali aziende al mondo nei diversi settori, aerospace, automotive, oil & gas, eccetera, si rivolgono ad Ansys per sviluppare i propri prodotti e i propri processi. Ansys fornisce non solo i migliori soluzioni nel mercato, ma ha ormai da più di 10 anni una piattaforma molto robusta che è in grado di mettere insieme le diverse fisiche.
Quindi è possibile simulare singolarmente e mettere in interazione tra di loro le simulazioni su dinamiche, strutturali, elettromagnetiche, semiconduttori, è possibile testare lo sviluppo di software e di fare poi anche simulazioni ottiche. La cosa più importante è che tutte queste piattaforme si integrano all'interno di una piattaforma che è in grado appunto di far interagire e dialogare le diverse fisiche. Ho concluso con questa breve e veloce introduzione per lasciare la parola all'ingegnere Marta Carlette, che vi illustrerà i vantaggi dell'uso di ANSYS Granta. Buongiorno e benvenuti alla sessione ANSYS Granta, selezione di materiali e innovazione di prodotto. Io sono Marta Carlette e lavoro in Brighter come Application Engineer in ambito Framework. Granta è stato recentemente acquisito da ANSYS e nasce nel 1994 come spin-off dell'Università di Cambridge, inizialmente con un corso strettamente accademico, ma ben presto si impone anche nell'ambito industriale, in diversi settori che vanno dall'aerospace alla manifattura additiva. Grazie al corso degli anni, Granta ha avviato collaborazioni con produttori di materiali, con laboratori e con software che in caso diverso da ANSYS, per poter usufruire appunto di tutti i prodotti ANSYS Granta indipendentemente dall'ambiente in cui si lavora. Dal 1994 diverse aziende che sono affidate a Granta, vediamo in questa slide alcuni esempi, sono aziende che sono leader nel proprio settore, abbiamo dei settori che sono completamente diversi tra loro, ma tutte queste aziende hanno una necessità che è quella di ottimizzare la scelta del materiale e di ottimizzare la gestione delle informazioni relative al materiale. Attualmente Granta offre tre possibili soluzioni: Native Data for Simulation, Granta Selector e Granta MI nelle proprie situazioni Pro e Enterprise. Questi tre prodotti soddisfano delle esigenze differenti, ma sono accomunati dalla stessa fonte, ovvero un database contenente delle informazioni del materiale estremamente dettagliate. Questo database è stato consolidato negli anni ed è stato creato dagli esperti di Granta, che sono leader nel proprio settore, quello della tecnologia dell'informazione dei materiali. Quindi tutti questi prodotti si basano su Material Universe, che è composta e catalogata, diciamo, a seconda della tipologia del materiale. In questo caso vediamo alcuni esempi in base a metalli, polimeri o compositi, oppure possono essere catalogati in base alla tipologia di applicazione. Esistono poi dei bundle avanzati che sono destinati per il prodotto Granta MI. Il primo prodotto che andiamo a vedere è Granta Materials Data for Simulation. Questo prodotto si basa, come tutti i prodotti Granta, sulla libreria di materiali Materials Universe elaborata e costantemente aggiornata dagli esperti Granta. In particolare contiene una selezione di oltre 750 materiali. Materiali che sono caratterizzati in ambito differente, quindi differente in base a fisiche differenti, che possono essere utilizzati direttamente all'interno dei software di simulazione ANSYS, ANSYS Mechanical, ANSYS Electronics Desktop, ANSYS Fluent e ANSYS Discovery. Questo strumento è sostanzialmente un add-on perché è completamente annegato all'interno dell'interfaccia di simulazione. Le informazioni che sono contenute all'interno di questa selezione di 750 materiali sono informazioni che sono destinate a chi si occupa di quella della simulazione, quindi ci sono dei modelli specifici con variabili dipendenti dalla temperatura definite in campo lineare e non lineare, e in campo elastico e in campo plastico nel caso dell'analisi strutturale. Ciò che caratterizza questo strumento è innanzitutto la facilità di utilizzo.
essendo completamente annegata all'interno di un'interfaccia di simulazione, può essere utilizzato in qualsiasi momento, in modo estremamente veloce, in modo estremamente facile. Le informazioni che sono contenute all'interno del Material Creator Simulation sono pronte per poter essere utilizzate all'interno di una simulazione, quindi questo esclude tutti i tempi che sono necessari per ricercare delle informazioni del materiale in altri ambienti come possono essere data sheet dei materiali oppure anche su internet. Tutte le informazioni che sono contenute all'interno del Material Creator Simulation sono accessibili ad ambienti di simulazione diversi, quindi con un'unica licenza si possono condurre delle analisi in ambito strutturale, termofluidodinamico, in ambito anche dell'elettromagnetismo, quindi con una licenza si può sfruttare appunto l'informazione che è contenuta all'interno del database per condurre anche analisi multifisiche, quindi anche analisi piuttosto complesse. Tutte le informazioni contenute sono affidabili in quanto sono informazioni che provengono dal database di Granta. Questo database viene costantemente aggiornato dagli esperti di Granta, quindi sono dati affidabili e validati per poter essere utilizzati all'interno degli ambienti di simulazione stessa. Attualmente ci sono 850 materiali disponibili all'interno della libreria, circa 377 metalli, 168 polimeri e altri 208 altri materiali che vanno dai fluidi, ceramici al legno. Le informazioni, abbiamo detto che sono informazioni che sono pronte per la simulazione, quindi tutti i materiali sono caratterizzati con modelli che sono compatibili al 100% con i modelli richiesti dagli ambienti di simulazione artista. La facilità di accesso può essere visualizzata appunto in questo video, in questo caso sono utilizzato l'ambiente anche meccanica. La definizione del materiale avviene all'interno del branch materials. Avviene all'interno del branch materials per che si dovrà fare un passaggio materiale. Lo stesso va a usare anche per tutti gli altri ambienti di simulazione che possono essere appunto l'ambito elettromagnetico e l'ambito termofluidico. Quindi queste informazioni compaiono all'interno delle librerie già disponibili e sono accessibili come qualsiasi altra tipologia di materiale. Il secondo strumento disponibile all'interno del portfolio di Ansys Granta è Granta Selector. Granta Selector è un tool che contiene due componenti principali. Da un lato una serie di informazioni molto dettagliate e molto curate, molto specifiche, che sono disponibili all'interno Queste informazioni non si limitano esclusivamente alle proprietà del materiale, quindi proprietà fisiche, proprietà termiche e proprietà meccaniche, ma sono informazioni che comprendono anche una serie di dettagli relativi ai produttori, alla facilità di reperibilità del materiale stesso, all'impatto ambientale del materiale e agli costi di processo ed eventuali altre presenze di sostanze nocive. Dall'altro lato, il Granta Selector comprende una serie di strumenti che sono utili per visualizzare, per filtrare e per interrogare tutte le informazioni che sono contenute all'interno del vastissimo database Material Universe. Questi due componenti rendono Granta Selector un tool che è estremamente utile per studiare scenari differenti e per comprendere le implicazioni di ciascuna scelta. Quindi, da questo punto di vista, il Granta Selector permette di innovare attraverso i materiali, di risolvere in modo estremamente rapido delle difficoltà che sorgono relativamente al materiale, che possono essere anche difficoltà relative alla reperibilità del materiale, e aiuta a confermare o a negare la scelta del materiale, la scelta del materiale migliore in base ad una serie di parametri che andremo a definire, che possono essere appunto il costo, la performance del prodotto e l'impatto ambientale. Tutto questo aiuta a ridurre i costi perché è uno strumento che consente di intervenire anche nelle primissime fasi di ideazione del prodotto. I tool che sono disponibili all'interno di Granta Selector per interrogare il database sono moltissimi, vediamo un esempio in questa slide, che sono stati pensati per soddisfare gli utilizzi tipici di Granta Selector.
Da un lato, un utilizzo specifico è quello di accedere alle informazioni di materiali che per l'esportazione, ad esempio, nell'ambiente CAD, nell'ambiente CAI, quindi vediamo ambienti come ANSYS, CREO e ABAPUS, questi sono anche utilizzati che sono compatibili, quindi software compatibili con ANSYS 40, che permette inoltre di scegliere il materiale ottimale per ciascun componente di un prodotto, quindi per valutare una performance a più livelli con analisi di trade-off, confronto, valutazione di scenari diversi, stabilendo appunto dei criteri di ottimizzazione. E, dall'altro permette di comprendere le implicazioni della scelta dei materiali in termini di costo e di impatto ambientale. Questo è possibile anche attraverso due strumenti che sono disponibili all'interno del tool Grant Selector. Da un lato un Cost Cost Estimator, questo permette appunto di valutare il costo di un prodotto tenendo conto del processo, del materiale e di tutte le informazioni che sono relative al materiale. Questo strumento è disponibile anche per i materiali compositi. In questo caso abbiamo il Synthesizer Tool che ingloba già questo Cost Estimator, e questo strumento permette di valutare le proprietà dei materiali, i costi di processo e di fornitura per un materiale composito. Un altro strumento molto importante è l'Ecoli Tool. Questo permette di stimare le emissioni di CO2, di spegno energetico di un prodotto. Questo strumento può essere utilizzato agevolmente appunto sin dalle prime fasi della progettazione per condurre degli studi WOTIS, quindi degli studi su scenari differenti, per individuare appunto l'impatto ambientale di tutti i possibili materiali che possono essere inclusi all'interno del prodotto. L'ultimo prodotto è disponibile all'interno del portfolio ANSYS Grant e Grant MI. Questo si discosta dagli strumenti precedenti perché è una PLM dei materiali, cioè uno strumento per la gestione e l'organizzazione delle informazioni dei materiali. Da un lato abbiamo sempre un insieme di informazioni che oltre alle informazioni del Material Universe comprende anche tutte le informazioni che possono essere prodotte o raccolte internamente da un'azienda. Quindi anche tutte quelle informazioni che possono essere proprio di proprietà intellettuale dell'azienda, grazie alle quali l'azienda stessa può avere un vantaggio competitivo sul proprio contesto. Quindi è possibile raccogliere all'interno di questo PLM le informazioni che provengono dai fornitori, le informazioni relative ai test che vengono prodotti esternamente o internamente, e al di là di questo c'è uno storico, viene mantenuto a traccia di tutte le informazioni relative ai materiali in modo che sia facilmente accessibile anche in un secondo momento oppure in una sede differente da quella in cui viene prodotta. Come in Grant Selector abbiamo anche in questo caso una serie di tool che sono utilizzati per interrogare il database. Tutti questi tool sono stati ottimizzati in base alle esigenze, quindi ogni figura all'interno dell'azienda ha esigenze diverse e ha la necessità di interfacciarsi con le informazioni del materiale in modo diverso. In Grant MI sono disponibili dei tool che sono pensati proprio per soddisfare esigenze differenti, mantenendo la concreta tracciabilità delle informazioni e controllando gli accessi in modo tale che tutti quanti abbiano accesso alle stesse informazioni che sono state approvate dall'ingegnere dei materiali. Come sempre, Grant MI si rapporta a tutte le informazioni dei materiali che sono raccolte da Grant, quindi avremo tutte le librerie di Grant e tutti i bundle e anche quelli più avanzati sono disponibili all'interno di Grant MI. In questo caso vediamo appunto un esempio all'interno di un'azienda, abbiamo diverse figure, e la prima distinzione che possiamo fare riguarda le figure che sono cercate in giallo, che sono quelle che hanno necessità di interrogare il database, quindi di accedere alle informazioni dei materiali. In blu invece sono evidenziate le figure che producono le informazioni relative al materiale. Tutti questi utenti hanno accesso quindi ad un unico database, che è quello che è stato inglobato in Grant MI, e questo va ad evitare inconsistenze, inaccuratezze e anche ridondanze.
quindi lo storico dei dati dei materiali dell'azienda è gestito al meglio all'interno di GraphQL per permettere un facile riutilizzo e una completa tracciabilità. Un esempio di differenti esigenze e di differenti applicazioni che sono state utilizzate durante mai sono rappresentati in questa slide. Ad esempio, l'ingegnere di materiale ha la necessità di avere un tool che permetta di accedere alle informazioni provenienti dal laboratorio, quindi i dati dei test che vengono eseguiti dal laboratorio, e all'insieme di strumenti che siano utili per elaborare statisticamente tutte le informazioni che provengono dal laboratorio. In questo modo è in grado di creare dei modelli che siano utili a tutte le altre figure, per tutte le altre figure, per accedere a tutte le informazioni materiali. Il Simulation Engineer Product Designer hanno la necessità di accedere alle informazioni dei materiali contenute nel database in modo da associarle all'interno dei propri software di utilizzo. Quindi, per quanto riguarda il progettista, ha la necessità di associare il materiale ai componenti che va a progettare. L'analista ha la necessità di individuare il modello del materiale più adatto per condurre l'analisi che intende valutare. Quindi può accedere attraverso sempre delle progetta ad informazioni approvate dall'ingegnere del materiale. L'ingegnere ambientale invece ha la necessità di accedere alle informazioni relative ai rischi connessi al prodotto per valutare l'impatto ambientale e capire se il prodotto è ecosostenibile o meno. Ricapitolando, i prodotti che sono disponibili all'interno del portfolio di Granta, anzi Granta, sono sostanzialmente tre: Machine Assisted Simulation, Granta Selector, Granta Online e Paketizzazioni Pro ed Enterprise. Machine Assisted Simulation è una selezione di 650 materiali molto dettagliati destinata all'utilizzo da parte degli utenti dei software artist. Quindi sono delle informazioni pronte per poter essere utilizzate all'interno dell'analisi e sono completamente compatibili con i software Anti-Satanica, Anti-Selezione in Desktop, Anti-Sumet e attualmente anche con altri software. Granta Selector è invece un tool per la scelta ottimale del materiale da associare a ciascun elemento, a ciascun componente del proprio prodotto. Questo, quello che caratterizza Granta Selector è proprio l'insieme di tool per individuare la scelta migliore. Granta Mai, le paketizzazioni Pro ed Enterprise, invece permette di includere le informazioni prodotte internamente o raccolte internamente dall'azienda e di gestirla al meglio a seconda dell'esigenza di ciascuna figura all'interno di dipartimento. Vi ringrazio per aver partecipato a questa sessione e lascio la parola all'ingegner Susana che vi introdurrà anche. Buongiorno a tutti, sono io, Susanna, sono il Chief Application Engineer qui in Bartec. Quello che vedremo in questi 10-15 minuti di presentazione è il prodotto Ansys Discovery. Ansys Discovery è un prodotto sostanzialmente nuovo, meglio rinnovato all'interno della famiglia Ansys, che contiene al suo interno tre sottoprodotti, o meglio 2+1. Il primo modellatore, un modellatore CAD diretto, chiamato SpaceFlame. Il secondo è Ansys Discovery stesso, diciamo che ci permette di ottenere delle simulazioni di risultati in maniera molto rapida, poi vedremo cosa intendo per molto rapida. Infine un simulatore, un soluttore meglio classico, quindi che ci permette di andare nel dettaglio delle varie zone critiche sia dal punto di vista più dinamico che strutturale. Allora, all'interno dello stesso ambiente di lavoro possiamo andare a preparare la geometria che vogliamo analizzare. Quindi possiamo generalmente crearla volendo, ma molte volte vogliamo sistemarla, quindi preparare la simulazione per la preparare la geometria per la simulazione e questo prodotto ci permette di importare qualsiasi formato CAD attualmente in commercio.
Poi il settore Discovery, attraverso l'ADPU delle vostre workstation, che sostanzialmente va a utilizzare le schede grafiche delle vostre macchine di calcolo, riesce a darvi una risposta, quindi un risultato in maniera in tempo reale sostanzialmente. Quindi riusciamo a vedere, ad esplorare molti design sia dal punto di vista strutturale, termico, più dinamico e ovviamente anche di ottimizzazione topologica. Ovviamente tutti questi design che poi andiamo ad esplorare devono essere poi verificati in maniera più, come dire, attendibile. Quindi ANSYS offre all'interno dello stesso pacchetto, insomma, gli istruttori ANSYS, quindi ANSYS meccanica per la parte strutturale e ANSYS Fluent per la parte più dinamica, per verificare appunto se il design che si è riuscito ad ottenere con un'esplorazione rapida appunto delle varie possibilità è quello effettivamente il migliore. Tutto questo, come dicevo, all'interno di un unico ambiente di lavoro, di un'unica interfaccia grafica molto intuitiva, che è stata rinnovata, quindi ricreata da zero, e molto semplice da utilizzare e appunto molto user friendly. Vediamo quali sono tre delle principali vantaggi nell'utilizzo di Discovery. Il primo è l'aumento della produttività. Come detto in precedenza, possiamo fare diverse simulazioni in poco tempo. In poco tempo significa in secondi, minuti al massimo, al costo di minuti o giorni addirittura per simulazioni molto complesse. Questo ovviamente porta a una riduzione dei costi, sia dal punto di vista della prototipazione, sia dal punto di vista ingegneristico. Il secondo punto è l'innovazione che porta Discovery, nel senso che avendo la possibilità di esplorare diversi design di uno stesso prodotto, è possibile andare a identificare varie soluzioni che prima non si erano pensate. Quindi questo porta a un aumento degli scenari che si possono simulare e ovviamente variare il design per ogni scenario che si va a simulare. L'ultimo vantaggio è la qualità dei risultati. Ovviamente offre dei soluttori specifici, come detto prima, meccanica e Fluent, i quali possono andare a migliorare, o meglio, verificare appunto le soluzioni precedentemente verificate. E anche questo porta diciamo, a riduzione dei tempi, ma anche a una riduzione sostanzialmente dei costi, dato che possiamo fare una campagna di simulazioni molto rapide per poi andare a fare una simulazione specifica sul prodotto identificato. Quello che vediamo qui è un'altra schermata di Discovery. Vediamo che l'interfaccia grafica è molto semplice. L'ambiente che vediamo in particolare è SysClean, cioè il moderatore CAD di Esto. La particolarità di SysClean è che essendo diretto permette, non mantiene la storia delle geometrie che vengono importate, quindi è possibile in maniera molto rapida, poi vedremo appunto quanto rapida, sistemare e semplificare le geometrie, quindi prepararle sostanzialmente per la simulazione. Come detto prima, il punto di forza di questo prodotto è la semplicità d'uso, la velocità e ovviamente anche l'affidabilità dei risultati. Altre feature da sottolineare all'interno di Discovery sono la libreria Grant Materials, che come accennato precedentemente all'ingegnere Carlette è già implementata all'interno di Discovery, quindi il Grant Selector è già implementato all'interno di Discovery, riusciamo a trovare un'ampia libreria di materiali. Riusciamo inoltre, sempre in tempo reale, ad ottenere dei risultati anche non solo qualitativi, quindi con delle mappe colorate, ma anche quantitativi delle principali grandezze fisiche in gioco.
Infine abbiamo dei menu contestuali che per ogni pulsante che andiamo a selezionare, quindi la curva di apprendimento di questo software è veramente molto rapida, forse inferiore anche alla giornata, diciamo. Ovviamente tutte le simulazioni che noi facciamo all'interno di Discovery, oltre a poter essere simulate all'interno dello stesso ambiente, che attraverso strutture meccaniche del student, come detto in precedenza, possono essere esportate in soluzioni che magari un cliente può già possedere. Quindi praticamente possiamo esportare o solamente la geometria o la geometria con le condizioni al contorno associate. In precedenza ho accennato il fatto che all'interno di Discovery abbiamo all'interno tre differenti prodotti, che li vediamo in maniera separata. Il primo punto è la generazione o la sistemazione di modelli, quindi semplificare il modello, estrarre il volume fluido per l'analisi CFT, cosa che riesce a fare in maniera quasi istantanea. Pulizia della geometria, sistemazione dei contatti per quanto riguarda le analisi strutturali, e infine creare i parametri, i quali ci permettono di analizzare il nostro prodotto con diverse geometrie differenti. Il secondo prodotto è appunto Ansys Discovery, il quale ci permette, come dice la parola stessa, di esplorare diverse soluzioni in maniera appunto molto rapida, in maniera in tempo reale. Questo, diciamo, è il punto focale di questo prodotto. Infine, con una licenza aggiuntiva, se il cliente lo desidera, è possibile aggiungere, sempre all'interno stesso ambiente, ripeto, una fase di analisi con cui andare a verificare il design che si è. Allora, prima vi avevo accennato di quanto veloci potessero essere i risultati che riuscivamo a ottenere da Ansys Discovery. Ecco, in questo video, in questa breve presentazione, in questa slide, vediamo una modifica geometrica che viene fatta sostanzialmente in tempo reale, la simulazione viene sostanzialmente fatta ripartire, e il campo remoto di questo diffusore viene immediatamente portato a convergenza. Questo è merito sia del soluzione Discovery, ma anche del fatto che Discovery stesso utilizza appunto utilizza le GPU della macchina. Quindi capite bene che potendo modificare in maniera così rapida una geometria è possibile andare a identificare una quantità immensa, direi, di soluzioni per uno stesso prodotto. Trovata la soluzione migliore, poi questo risultato, questa geometria meglio, può essere simulata attraverso un soluttore, il soluttore, diciamo, d'alta fascia della famiglia. Sì. Questa cosa accade per le simulazioni strutturali, quindi posso andare a vedere in maniera molto rapida, veramente istantanea in questo caso, il risultato, ad esempio inserendo questo raggio di curvatura sullo spigolo che è stato selezionato, e poi andare a verificare con una mesh dedicata, diciamo, attraverso il soluttore meccanico il risultato. Una cosa che non ho citato in precedenza, ma che da questi video si evince, è che il soluttore Discovery non utilizza una mesh, quindi tutta la parte di mixatura non viene fatta e i risultati vengono appunto restituiti in maniera istantanea. Qui un breve riassunto di quelle che sono le simulazioni che è possibile eseguire con Discovery, quindi analisi strutturali, dinamiche e termiche. Ovviamente anche per le termiche, come detto in precedenza, le modifiche sia delle condizioni di contorno che geometriche possono essere fatte in maniera istantanea e avere risultati in maniera altrettanto istantanea. Il pacchetto di storia appunto comprende il pacchetto di modellazione geometrica di soluzione in tempo reale e su necessità del cliente appunto è possibile aggiungere una licenza
per la parte strutturale di Mechanical Pro o per la parte più dinamica di CFD Pro. Quindi questo ci permette, oltre a validare la geometria stessa, ma anche di poter inserire delle funzioni al contorno più complesse che non vengono magari trattate in maniera non vengono trattate direttamente da sul Discovery. Il modellatore CAD di cui vi ho parlato in Space Frame è comunque all'interno del pacchetto Discovery possibile utilizzarlo in maniera standalone. Sostanzialmente può essere utilizzato come un qualsiasi altro modellatore CAD. Ok, vediamo l'opera, insomma, anzi Discovery. Abbiamo visto solamente delle piccole animazioni finora. Vediamo più un'analisi di flusso cinematico, come impostare un'analisi del geometria. In questo caso vengono impostate la velocità d'ingresso, di tutti gli ingressi appunto, una velocità e una temperatura nel secondo ingresso e una pressione all'uscita. Vi faccio notare che il volume fluido in questo caso non è presente, quindi viene creato in concomitanza con l'avvio dell'analisi. Quindi in sostanza quello che abbiamo adesso è l'analisi che viene simulata, un'analisi transitoria chiaramente, e a questo punto possiamo modificare in maniera veramente estremamente rapida la geometria di questa valvola, sostanzialmente aumentando aprendo il video, in sostanza la simulazione viene riavviata e otteniamo i risultati attuali. La parte tecnica ovviamente viene risolta in maniera altrettanto corretta, diciamo, e viene comunque verificata con il solutore Fluent integrato all'interno dello stesso ambiente. Per quanto riguarda le analisi strutturali, come vedremo, abbiamo comunque un'altra valvola in cui viene messo un incastro due estremi e viene inserita una pressione uniforme su tutte le superfici interne della valvola. Anche in questo caso, come detto in precedenza, il risultato è immediato, possiamo andare a identificare in maniera rapida le zone più critiche, quindi le tensioni equivalenti maggiori che si sviluppano, possiamo andare a modificare la geometria e appunto a vedere un abbassamento delle superfici. Questa è la parte più dinamica, andare a verificare in forma meccanica appunto il risultato. E con questa breve animazione abbiamo visto la semplicità di utilizzo di questo prodotto. Quindi ricapitolando, anche su Sofi è un produttore di design che permette di ottenere in tempo reale verso la GPU delle macchine massime risultati veloci e affidabili, soprattutto veloci per andare a esplorare diversi design di prodotto. In più è possibile aggiungere distruttori dedicati, quindi meccanica e strutturale più anche la parte più dinamica, e al suo interno anche altri modellatori diretto, Space Frame, appunto, che è il modellatore che ci permette di fare le modifiche che abbiamo visto. Tutto ciò è integrato all'interno di un'unica interfaccia grafica, molto semplice da utilizzare e molto, molto importante. Vi ringrazio per l'attenzione, adesso lascio la parola all'ingegnere Pedram Nasab che vi introdurrà il software, anzi il remoto. Grazie. Grazie Ivan e buongiorno a tutti. Tre
che ha fornito una serie di strumenti dedicati a differenti tipi di simulazioni e calcoli, sia analitici che numerici, e di scienze fisiche. Abbiamo in realtà un ciclo di progettazione per le macchine elettriche. Ma oggi la nostra focus sarà sulla parte primaria di questo ciclo di progettazione, in cui ANSYS MotorCAD consente agli ingegneri a trovare rapidamente, ma preciso, un disegno ottimale delle macchine elettriche. ANSYS MotorCAD è uno strumento dedicato all'analisi delle macchine elettriche, che per ora motori a flusse aziali sono incluse, e in questo caso diversi tipi di motore come magneti permanenti, conduttore esterno, interno, motore a induzione, trifase o monofase, switch reluctance, synchronous reluctance, magneti permanenti DC sono disponibili, e in questo caso ANSYS MotorCAD può essere utile per differenti mercati, prodotti e industrie. ANSYS MotorCAD è costruito in quattro differenti moduli, IMAG, CERM, LAB e NEC, che possono condividere dati per fare analisi multifisica e accompagnata. ANSYS MotorCAD è un strumento basato sul template, nel senso che dipende da tipologia della macchina che abbiamo scelto. Dobbiamo scegliere anche il tipo di lamiere di estrattore, rotore, e alla base di queste scelte viene fuori un elenco di parametri che dobbiamo definire valori per questi parametri. E così ANSYS MotorCAD è uno strumento molto facile da usare, perché l'utente è meno preoccupato a creare geometria, impostare simulazioni, eccetera, solo dobbiamo definire valori per parametri che sono richiesti. Ma nel ANSYS MotorCAD IMAG abbiamo la possibilità per fare un'analisi agli elementi fisici 2D per vedere e calcolare i quantiti del campo elettromagnetico, che è come distribuzione della densità di flusso magnetico dentro lamiere, testatore, rotore, gas, magneti permanenti, eccetera, che con quei risultati possiamo fare calcoli avanzati, come calcoli di perdite nuclei, perdite elettrici, creare un circuito equivalente elettromagnetico, calibrare un modello analitici per fare analisi analitici, e possiamo vedere o stimare in coppia forza nelle reggiati della macchina, possiamo vedere le mosse della coppia e forza sia radiale che tangenziale e per differenze armoniche. E così ANSYS MotorCAD crea una serie di risultati, dati di output, che sono molto utili per convalidare la prestazione della macchina. Poi, nella parte ANSYS MotorCAD CERM, possiamo creare un'analisi, un modello analitici del sistema di raffreddamento, e possiamo vedere il trasferimento di calore nella differente parte della macchina per prevedere la distribuzione di temperatura. Per il sistema di raffreddamento varie o differenti tipi di sistema di raffreddamento, come la più recente, raffreddamento a scurcio di olio, raffreddamento diretto di olio, acqua, convezione naturale a forza, tutti sono inclusi. Alla base di questo tipo di sistema di raffreddamento
Anche se Motor Cal crea un circuito equivalente per la CD della macchina, che aiuta a calcolare un decimale di distribuzione di temperatura nella differente parte del sistema. In più è disponibile un'analisi agli elementi finiti per vedere la distribuzione di temperatura nel un cavo di estrattore, quindi fica di temperatura nell'avvolgimento o nel un parco di rotore nel maine di prevenzione della macchina. Come un strumento dedicato all'analisi delle macchine elettriche, sono disponibili anche modelli avanzati, ad esempio in questo caso stiamo vedendo un modello che possiamo avere per laminazione di per interfaccia di solido-solido che abbiamo. Tutti questi modelli che abbiamo, sia nella parte elettromagnetica che termica, possono usare in Ansys Motor Cell Lab per creare un modello generico della macchina che può essere utile per fare un'analisi dei differenti punti operativi e un ciclo operativo. Con l'aiuto di Ansys Motor Cell Lab possiamo fare analisi nel differenti punti operativi per vedere i effetti di dati di input nella prestazione generale della macchina e vedere i curvi di prestazione della macchina. Così possiamo usarla anche per fare analisi di sensibilità e ottimizzazione per ottimare la geometria. Anche Ansys Motor Cell Lab ha consentito a fare sia un'analisi considerare solo parte elettromagnetica e quindi massima o picca di prestazione della macchina, stiamo vedendo qua, curva rosso e coppia velocità, picca di coppia, curva coppia velocità, ma considerare i effetti o prestazione del sistema di raffreddamento in modo continuo i coppia della macchina sarà in meno che in questo caso stiamo vedendo circa in metà. Poi Ansys Motor Cell Lab anche consente a fare analisi per differenti punti operativi e anche un ciclo operativo per la macchina, sia un ciclo operativo standard o customizzata, e possiamo vedere i analisi di timing per la macchina nel ciclo operativo, o anche possiamo avere un'analisi generica come efficienza media della macchina, l'energia consumata media nel questo ciclo lavorativo. E finalmente, con l'aiuto di Ansys Motor Cad Mechanical, possiamo fare un'analisi meccanici per vedere gli stress, chain e disposizione della lamiera di rotore della macchina. Oggi, grazie a Ansys, Ansys Motor Cad può condividere questa geometria, questo modello con tutti gli altri strumenti che sono disponibili in Ansys, che così possiamo fare analisi più avanzata con l'aiuto di altri strumenti come effetto di sistema di elettronica di potenza o sistema di gestione di velocità coppia. Fare un'analisi di ottimizzazione e sensibilità e anche fare analisi multifisica, sia elettrotermica che elettromeccanica. E grazie a tutti per la vostra compagnia, lascio parole a Alessandro. Grazie Pedro. Io sono Alessandro Tomasella, lavoro anche in Vitec, mi occupo, sono direttore tecnico
E quello che vediamo adesso è una panoramica su LX Design, le potenzialità, quelle che più o meno si conoscono e le cose un po' meno conosciute di LX Design. Per fare un po' una panoramica di quello che è LX Design, questo schema, in cui si vede la parte centrale in cui c'è il meccanica con la parte implicita ed esplicita, che è un po' quello che tutti conoscono di LX Design. In realtà al contorno ci sono anche altri soluttori che possono interfacciarsi con il core di LX Design. Parliamo dell'elettromagnetismo, quindi di analisi fluide, quindi fluidi CFD incomprimibile e comprimibile, analisi termiche, analisi senza mesh, analisi DEM, quindi delle particelle, e analisi in frequenza. Questi sono tutti soluttori diversi che si interfacciano. Nei quattro angoli si vedono invece quelli che sono dei tool che sono affiancati al solutore, che sono il pre e post, sono l'ottimizzatore, sull'angolo in basso a sinistra, ci sono dei vari modelli già preseparati che permettono di facilitare l'analisi, la preparazione delle analisi, come i manichini, i pneumatici, cose abbastanza indirizzate al mondo automotive. In altra destra invece vediamo quello che è un ottimizzatore topologico che è integrato anche quello all'interno del LX Design. E partiamo da quello che di solito si pensa di essere LX Design, quello che è nell'immaginario collettivo, quindi l'analisi di crash test, quindi i contatti che vengono identificati in maniera automatica. E sulla destra invece ci sono gli MTT, quindi sono i processori multipli e la scalabilità, quindi c'è un'attenzione anche a rendere queste analisi, che sono computazionalmente impegnative, a renderle più veloci e più disponibili, in modo da avere anche dei modelli che sono molto complessi, che possono essere analizzati in tempi decenti. Ci sono varie tecnologie, non mi dilungherei molto sul tipo di tecnologia di solutore di numerico, tra l'MPT oppure l'ibrido, però ci sono diversi solutori numerici che permettono di ottimizzare i tempi di elaborazione. Questo invece a prima vista è abbastanza confusionaria come slide, in realtà dà un'idea abbastanza sintetica di quello che è il mondo di LX Design. Noi abbiamo in ascissa un diverso stato della materia, quindi partiamo da sinistra, che è solido, fluidi e gas, invece in ordinata abbiamo la velocità. All'interno di questa matrice un po' sparsa abbiamo tutto quello che può essere tutto. Ci sono tante applicazioni che vengono gestite con LX Design. Partiamo quindi con la parte del solido, il metal forming, l'estrusione, il foam packing, il crash, qui andiamo con velocità crescenti dell'esecuzione dell'analisi e arrivando all'esplosione. C'è poi la parte dei fluidi, partendo con fluidi incomprimibili e poi effetti di sloshing, di splashing, di hydroplaning, e mentre con i gas abbiamo la parte che riguarda altri aspetti dell'airbag, delle fluidi incomprimibili. Con le scritture in grigetto, che sono un po' in sottofondo, invece sono i vari tipi di solutori o di impostazioni numeriche che vengono utilizzate. Eventualmente vi rimando degli approfondimenti, se avete delle curiosità possiamo approfondire, perché qua si tratta di andare nella descrizione numerica, che è un po' più dettagliata di questo tipo di presentazione. Andando quindi in ordine,
partiamo dalle analisi implicite in cui c'è tutte le potenzialità elencate sulla sinistra, sono la formulazione dei materiali, varie formulazioni, ovviamente ci sono i vincoli, i carichi, i contatti, che possono essere di vario tipo, sia lineari, non lineari. C'è la possibilità di avere delle analisi multifisiche, quindi che si interfacciano con tutte le fisiche che abbiamo visto in una delle prime slide. E poi ci sono vari tipi di analisi, proprio delle analisi lineare, i modi di vibrare, i modi di frequenze, analisi vibrazionali, analisi non lineari che contemplano sia analisi dei materiali, dei contatti, analisi geometriche, e si possono fare delle combinazioni con il solutore esplicito che comunque è integrato all'interno di LS-Dyna. Sulla destra ci sono un po' di esempi che fanno vedere alcune delle cose che vengono descritte con una dinamica esplicita. Sono cose in cui la velocità di esecuzione tutto sommato è abbastanza bassa. Passando alla questa slide successiva è quella delle analisi nel dominio delle frequenze. Questo viene analizzato tipicamente, permette di analizzare tipicamente dei fenomeni che hanno delle oscillazioni, che possono essere oscillazioni armoniche, oscillazioni random, andando ad analizzare quindi la risposta dello spettro delle frequenze. Quindi le possibilità, le capacità sono quelle di analizzare la risposta in frequenza, uno steady state, una dinamica dello steady state, delle analisi random, e possono essere fatte anche delle analisi acustiche, con il classico FEM oppure col boundary element method. E le applicazioni sono le più varie, tipicamente comunque quelle che includono dei fenomeni oscillatori, quindi NVU, che è noise, vibration, le acustiche, analisi acustiche, analisi su l'industria della difesa, analisi di fatica, analisi earthquake, quindi sismi, di analisi sismica. Qui sono alcune applicazioni che sono quelle di una marmitta che permette di andare a vedere quello che è il rumore, quindi analisi tipicamente acustica, è un'esemplificazione di quello che è la previsione del modello matematico con quello che è invece i dati sperimentali. Ci sono altri esempi che sono quelli di un dispositivo di vibrazione, di una tavola di vibrazione con delle rotture fatica e poi c'è un'analisi su un steady state dynamic su una scocca. Passando invece al campo CFD, in questo caso abbiamo un comprimibile, cioè dei fluidi che sono incomprimibili, che permette di gestire delle analisi che possono essere, come in questo caso, l'analisi sulla scocca di una macchina. Questo qui è un'analisi su un paracadute, quindi il comportamento di un paracadute in fase di apertura e di assestamento, e quindi c'è un'analisi su una valvola che dovrebbe simulare il comportamento di una valvola del cuore. Quindi in tutti i casi ci sono degli accoppiamenti, non è solo CFD, ma ci sono anche accoppiamenti con la termica o con altre situazioni che possono essere anche l'elettromagnetismo nel caso della valvola cardiaca. Qui ci sono un po' le possibilità che dà questo tipo di distruttore, che sono generazione automatica della mesh, ci sono
vari modelli di turbolenza e il flusso attraverso le superfici, il porous media, è possibile fare l'accoppiamento con l'elettromagnetico e il termico. Ci sono le case che utilizzano questo tipo di risolutore. Anche qua sempre nello stesso, stiamo parlando sempre di CFD, in cui abbiamo delle applicazioni, in cui abbiamo lo sloshing, abbiamo un device medico, quindi somministrazione di medicinali, abbiamo invece una simulazione DEM, quindi di elementi discreti che viene accoppiata con il CFD. Invece sulla destra è un'analisi dei fluidi che si mescolano, fatta con dei porous media. Andiamo avanti. Passiamo all'aspetto dell'elettromagnetismo, in cui ci sono dei risolutori che vanno a risolvere le equazioni di Maxwell e le correnti di Eddy Current e permettono di fare degli accoppiamenti, quindi con l'elettromagnetismo, con dei comportamenti dinamici. In questo caso abbiamo per esempio l'accoppiamento tra la formazione, quindi il forming, la formatura di un foglio di alluminio su una palla, in cui c'è che viene gestita anche attraverso delle spire attraversate dalla corrente. E abbiamo invece una resistenza che riscalda dell'acqua, e qui abbiamo il grafico temperatura sul tempo, quindi anche in questo caso è stata fatta un accoppiamento del CFD con l'analisi termica e l'analisi elettromagnetica. Sotto invece ritorniamo ad applicazioni prettamente mediche, in cui ci sono delle simulazioni del flusso cardiaco che viene accoppiato quindi con gli impulsi elettromagnetici del cuore. Sempre per l'elettromagnetismo, qui parliamo di batterie, e vengono fatte delle analisi sul comportamento elettromagnetico accoppiato con degli eventi, diciamo, catastrofici, in cui ci sono degli oggetti che vanno a impattare sulla batteria, e questo deve essere analizzato non solo dal punto di vista meccanico, ma anche per capire poi cosa succede quando ci sono dei cortocircuiti o quando ci sono altri fenomeni elettromagnetici all'interno delle batterie. E qui invece parliamo sempre di CFD, però con fluidi comprimibili, in cui abbiamo un fluido che è in regime supersonico e viene analizzato il comportamento di questo fluido in uscita da una condotta. E anche in questo caso sono possibili diversi accoppiamenti, quindi con fenomeni stocastici sulle particelle, fenomeni termici, è possibile inserire anche fenomeni chimici, quindi all'interno di questo che è questo esempio, avviene una combustione che è analizzata all'interno della simulazione, e poi fenomeni meccanici. Questo invece è una simulazione che fa vedere degli airbag e delle esplosioni, in cui sono degli esempi per far capire che è possibile analizzare anche i gas. Quindi parliamo, rispetto allo schema iniziale, parliamo della parte destra delle ascisse, in cui l'airbag, quindi il gas, sono simulate con delle particelle che vanno a esplodere e vanno a riempire la sacca dell'airbag, leggermente diversa, però molto simile alla simulazione sulla destra, in cui il gas praticamente viene
discretizzato con delle particelle discrete del gas. È composto praticamente da delle particelle che vanno a impattare e hanno un effetto dinamico sulla parte che è stata colpita. Sempre col DEM, quindi parliamo sempre di particelle, di fenomeni stocastici, che vengono simulate le particelle che vanno ad impattare con varie superfici che vengono gestite all'interno del dominio dell'analisi. Queste possono essere accoppiate le analisi DES, quindi delle polveri, anche con analisi CFD, TEL invece è un acronimo che sta per delle analisi con un dominio che sono prettamente dei subfluidi, comunque con una discretizzazione diversa che è una discretizzazione del dominio euleriano, quindi una mesh, un tipo di meshatura diversa. Infatti sono alcuni esempi, però è un tipo di applicazione che sta prendendo molto piede e che è abbastanza diffuso. Queste sono delle applicazioni sono praticamente delle analisi che vengono fatte meshless, quindi diciamo senza mesh. In realtà diciamo le varie particelle hanno tutta una loro discretizzazione, non c'è una mesh tradizionale, però ogni particella è un componente che va a comporre il dominio analizzato. Sulla destra invece in alto c'è un po' un'evoluzione di quella che è stata l'evoluzione di questo tipo di analisi, in cui si passa da un SPH tradizionale all'evoluzione quello che è attualmente inglobato all'interno del PLC line. Sulla destra qua sul basso un fenomeno di sloshing in cui c'è un dominio fluido che va a impattare su un dominio solido, quindi diciamo ci sono vari tipi di discretizzazione per i due componenti. Anche qui sono esempi di applicazioni senza me, diciamo, un arbitrary Lagrange Eulerian, in cui la mesh, c'è una mesh euleriana, quindi è il corpo che si sposta all'interno del dominio della mesh, quindi diciamo i singoli elementi non sono caratterizzati da un materiale. Qui ci sono altri esempi sulla meccanica della frattura e la trattazione di materiali duttili. In questo caso abbiamo dei bolt che vanno a impegnarsi su un materiale invece più tradizionale, cioè un materiale bolt è un materiale in acciaio, mentre quello che viene deformato ha una formulazione diversa. Vediamo sulla destra invece uno scatolato trattato con una formulazione diversa che viene interfacciato con degli elementi, dei collegamenti che vengono strappati e quindi il materiale duttile ha una formulazione diversa. SPD sarebbe per Smooth Particle Relarking, quindi una metodologia di trattazione di materiali duttili. Sono varie tipologie a seconda di come viene sollecitato, di come si può comportare il materiale. Passiamo invece a degli esempi di applicazione in cui le varie modelli numerici vengono applicati in vari casi.
Quindi si riparte un po' dall'inizio della trattazione che abbiamo fatto, ci sono dei casi di studio in cui vengono riportati dei testimonial di chi sta utilizzando questo tipo di dissolutore e tipo di applicazione, quindi questo è un po' il classico che noi vediamo per l'LSDyne, in cui ci sono analisi di crash test in impatto o altre analisi. Questo qui sempre è la formatura del materiale, quindi ci sono, è possibile andare ad analizzare il cutting del material, l'avvolgimento delle spire su dei tamburi, oppure la formatura vera e propria di fogli metallici, processo di stampaggio a caldo o a freddo. Qui ci sono invece delle formature però parliamo di materiali tessuti, quindi materiali rinforzati che possono essere di vario tipo, in cui è prevista una sequenza all'interno del processo che mi porta al prodotto finale, quindi l'analisi può essere compiuta in vari step in modo da andare ad analizzare il prodotto finale, per andando a vedere anche quello che è il ritorno elastico del pezzo. Ci sono altri esempi, sempre con gli utilizzatori, quindi i testimonial, in cui ci sono dei piccoli aghi che vengono infilati, che possono essere impianti dentali, quindi parliamo di applicazioni mediche. Come ultima analisi, come diciamo parte finale invece è quella delle esplosioni, quindi vengono gestite tutte le analisi con alta velocità di esecuzione, in questo caso si parla di penetrazione di proiettili all'interno di schermi, e in questo caso invece è l'impatto, la caduta di un velivolo a terra. Qui parliamo esplicitamente invece di esplosioni che possono essere analizzate secondo il loro comportamento. E qua ritorniamo un po' invece sulla destra all'analisi di un paracadute, viene affiancato il modello predetto dal SDyne, invece quello che è il test. Qui si conclude la mia presentazione, diciamo la materia è molto ampia e si presterebbe anche degli approfondimenti a parte dal punto di vista numerico, però anche su ciascuno dei punti che abbiamo visto. Eventualmente rimaniamo a disposizione se ci sono delle domande e potete inviarcele via mail e noi vedremo di rispondere alle curiosità o alle esigenze che avete. Lascio la parola all'ingegner Baido che farà una presentazione sugli HPC e una slide. Grazie Alessandro. La parte di presentazione sulla design è stata, a mio avviso, particolarmente interessante, anche perché abbiamo visto delle applicazioni non tradizionali della simulazione e in particolare dell'accoppiamento fisico tra vari inventi di Tycho, Fermi, CFD, eccetera. E naturalmente tutte queste simulazioni necessitano potenza di calcolo importante quando si parla appunto di simulazioni. In particolare adesso andremo ad approfondire due aspetti. La potenza di calcolo in locale, quindi l'adozione di moduli HPC, High Performance Computing, oppure soluzioni cloud che mi permettono di ottenere lo stesso obiettivo. Andiamo a vedere un po' quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi. Quindi il primo dilemma o comunque domanda che le aziende che necessitano una maggiore potenza di calcolo si pongono è se adottare e strutturarsi internamente con l'hardware e software necessari per aumentare la potenza di calcolo oppure affidarsi al cosiddetto cloud. Vediamo innanzitutto i vantaggi che sono associati all'adozione di dell'ANSYS HPC. Innanzitutto l'obiettivo tipico dell'adozione
software, hardware e HPC è l'aumento della produttività, tipicamente perché si ha la necessità di esplorare più variazioni progettuali nello stesso periodo di tempo dettato dai tempistiche appunto dei progetti. Quindi l'obiettivo, lo scopo è quello di ridurre i tempi di consegna in maniera da avere più design analizzati a parità di tempo. Con questo obiettivo si raggiunge anche, pensando ad esempio al calcolo strutturale, design, progetti, prodotti più robusti e più leggeri, perché appunto si è potuto esplorare un numero maggiore di soluzioni. Inoltre, se pensiamo all'aspetto invece più qualitativo del risultato dell'adozione della HPC, è quello di aumentare la fedeltà delle simulazioni, in quanto io posso spingere sulla dimensione della griglia di calcolo per avere maggiore definizione, oppure perché ho la necessità di simulare fisiche più complesse o addirittura fare accoppiamenti multifisici. Inoltre, un risultato che può essere affinato anche attraverso il mantenimento di maggiori dettagli geometrici, oppure invece di fare sottomodelli poter simulare l'assieme completo. Tutto questo porta a una ingegnerizzazione più rapida e quindi complessivamente ottengo più innovazione, sono più veloce nell'immettere il mio prodotto sul mercato, perché avrò minore di lavoro quando dovrò fare poi i test sul prodotto. Quali sono le soluzioni HPC di ANSYS? Allora, innanzitutto una soluzione HPC è già inclusa in tutti i strumenti di tutte le fisiche e sono inclusi 4 core. Per chi avesse maggiore necessità di calcolo, può adottare ANSYS HPC, quindi aumentare uno alla volta il numero di core sfruttati, oppure prendere il cosiddetto ANSYS HPC Pack, che descriveremo più dettagliatamente nella successiva slide. Ci sono anche soluzioni più flessibili, tipo ad esempio l'HPC Workroom e il nuovo HPC parametrico. Di queste 4 soluzioni andrò ad approfondire, per necessità di tempo, solo una, quella dell'HPC Pack, in quanto è la soluzione che offre maggiori scalabilità al minor costo. Infatti, adottando un HPC Pack passo dallo sfruttamento di 4 a 12 core. Raddoppiando il numero di HPC Pack, quindi passando da 1 a 2, non ho solamente il raddoppio del numero di core, ma vado a quadruplicare il numero di core, passando appunto dallo sfruttamento aggiuntivo da 8 a 32 core, per arrivare a 36 in totale. Vediamo adesso i vantaggi invece dell'adozione dell'ANSYS Cloud. Innanzitutto, ANSYS ha commissionato a una società esterna, la Digital Engineering, un survey per capire il mercato se è pronto all'adozione di soluzioni cloud per il calcolo numerico. Ne è emerso che oltre un terzo delle aziende potrebbero beneficiare dal sfruttamento del cloud utilizzandolo giornalmente o settimanalmente o al più mensilmente, quindi uno sfruttamento abbastanza intensivo potenziale del cloud. Sempre da questo survey risulta che circa oltre un terzo delle aziende intervistate sono pronte per adottare soluzioni cloud per il computing, per simulazioni appunto. Quali sono i benefici dal punto di vista tecnico maggiori nell'adozione del cloud? Innanzitutto la velocità con cui vado a fare lo sviluppo del mio prodotto, potendo processare e valutare più soluzioni, posso arrivare all'obiettivo o addirittura superarlo grazie appunto al numero di simulazioni e simulazione dei scenari. E aumenta la produttività perché naturalmente potendo lanciare più simulazioni andrò a ottenere un prodotto potenzialmente migliore e quindi andrò anche ad accorciare i tempi di test in laboratorio.
quelli più strategici, quindi di carattere aziendale, sono un aumento sensibile della competitività e, pensando anche al periodo che stiamo vivendo, aumenta l'agilità e la prontezza dell'azienda nel reagire ai cambiamenti di mercato. Pensiamo ad esempio alla difficoltà che c'è stata in questo periodo di approvvigionamento di materie prime, di componenti per costruire prototipi, quando magari avrei potuto sfruttare maggiormente la potenza del cloud per esplorare varie soluzioni progettuali. Vediamo ora quali sono le possibilità per accedere al cloud offerti da Ansys. Allora, innanzitutto c'è il nuovo servizio offerto da Ansys che si chiama Ansys Cloud, che permette un facile accesso al cloud on demand grazie alla piattaforma di Microsoft Azure direttamente dal proprio ambiente di simulazione Fluent, quindi CFD, Mechanical, quindi FEM, piuttosto che le simulazioni elettromagnetiche. Un'altra soluzione è quella di affidarsi a cloud di terza parte, quindi ci sono dei cloud provider a cui posso affidare le mie licenze, devono essere aziende certificate e approvate da Ansys, per andare a rispondere alle singole richieste di quei clienti che hanno necessità appunto di aumentare la potenza di calcolo. La terza opzione, che diciamo per esperienza nostra diretta ma anche di Ansys, è quella di avere un cloud gestito direttamente dal cliente, dall'utilizzatore. Questo pone dei limiti sia in termini di requisiti prestazionali, sia in termini anche di limitazioni di sicurezza. Vediamo adesso il flusso di lavoro che permette di lanciare una simulazione sul cloud. Innanzitutto il lancio e la configurazione di una simulazione sul cloud, su Ansys Cloud, avviene direttamente dal proprio desktop, quindi dalla propria macchina di calcolo. Durante la simulazione è possibile monitorare l'andamento della simulazione, sia monitorando le variabili in gioco, le variabili fisiche in gioco, sia i residui, direttamente da app, oppure attraverso un portale web, quindi è possibile farlo anche sotto forma di mobile device, quindi anche direttamente dal proprio telefonino. La visualizzazione dei risultati avviene direttamente sul cloud. Se la simulazione è andata a convergenza e ho ottenuto i risultati che appunto mi aspettavo, sono pronto per fare il download e il post-processing sulla workstation. L'HPC di Ansys Cloud è configurata in maniera ottimale per i soluzioni Ansys, anche questo è un grande vantaggio. Oltre al fatto che non devo fare nessuna configurazione di tipo né infrastrutturale né di tipo informatico, perché basta che io abbia le licenze e l'accesso al cloud per poter lanciare una simulazione. Al momento del lancio del calcolo posso decidere la taglia dell'HPC che vado a sfruttare dall'altra parte. Qui sono graficati tre esempi, andando a sfruttare 12 piuttosto che 36, piuttosto che 96 core, e quello che è graficato è il tempo risposta della simulazione. Naturalmente più grande è la taglia che io vado a selezionare, quindi maggiore è il numero di core che vado a sfruttare, maggiore sarà il numero di crediti che sono necessari per lanciare la simulazione sul cloud, e che è quello che viene spiegato in questa slide. Sostanzialmente, per poter accedere a una simulazione su cloud è necessario dotarsi delle cosiddette Elastic Units, che permette un accesso all'Ansys Cloud con consumo orario in base alla taglia dell'HPC che vado a scegliere. E inoltre è necessario avere un accesso, una subscription all'Ansys Cloud, che è appunto di tipo individuale, quindi utente per utente. Facciamo ad esempio un confronto tra quello che è il consumo orario tra le varie tecnologie di simulazione
incrociandola con la taglia della KPC che sono andato a selezionare. Ad esempio, se prendiamo una, 2003, un pacchetto di 2000 crediti e lo andiamo a, andiamo a selezionare la configurazione media, quindi con 36 core attivati, avrò un tempo disponibile di calcolo pari a circa, circa 76 ore di calcolo. Questo nel caso in cui io abbia a disposizione solo le Elastic Unit e non abbia in casa nessun tipo di licenza ANSYS di partenza. Nel caso in cui io invece lo abbia già o mi doti di una licenza, ad esempio di Mechanical, e vada ad acquistare le Elastic Unit solo per andare sul cloud, il numero di ore di calcolo che mi viene messo a disposizione sul cloud aumenta di molto. Quindi per confronto andiamo sempre a scegliere ad esempio un 2000 crediti e andiamo a lanciare le simulazioni con la configurazione media in 36 core, vediamo che il numero di ore a disposizione di calcolo passano a 465, quindi si passa da un valore insomma sensibilmente inferiore. Questo perché nel momento in cui l'utente lancia la simulazione sul cloud e il sistema in automatico vede che è disponibile sul server una propria licenza, andrà a sfruttare e a consumare i crediti solo per la parte hardware del cloud, perché ho già a disposizione in casa una licenza. Quindi, per sintetizzare, i vantaggi dell'ANSYS Cloud sono il fatto che io posso andare a lanciare un calcolo sul cloud sostanzialmente con pochi click del mouse, ho una visualizzazione tridimensionale dei risultati basati, si basano attraverso un'interfaccia web, anche su appunto un device mobile, e l'hardware che vado a sfruttare sul cloud è già ottimizzato per i sfruttori ANSYS, e alla fine ho anche il vantaggio di sostanzialmente avere un unico vendor in grado di fornirmi le soluzioni sia software che hardware che vadano incontro alle esigenze di calcolo. Bene, io vorrei innanzitutto ringraziarvi per l'attenzione che avete prestato in questa presentazione di diverse tecnologie nuove di ANSYS che sono frutto dell'acquisizione di società e software che vadano ad integrare gli ambienti di simulazione di calcolo già presenti nella suite di ANSYS. Mi rendo conto che in un'ora e mezza abbiamo detto molte cose, abbiamo esplorato diverse potenzialità di queste nuove tecnologie, e quindi posso anche ben comprendere che ci siano magari delle domande che volete porci. E quello che posso suggerire è di scriverle all'interno della finestra di chat a cui avete tutti accesso. Questo ci permetterà di poi fare una sintesi delle domande e condividerle con tutti i partecipanti per aumentare la fruibilità delle informazioni che andremo ad inviarvi. Quello che voglio poi anche ricordarvi o sottolineare è che domani ci sarà il secondo webinar della serie ANSYS Simulation Week. Domani si parlerà in maniera più approfondita e specifica di quello che c'è di nuovo in ANSYS CFD, e quindi si parla dell'ambiente, dell'ammiraglia del software di simulazione CFD, quindi prevalentemente Fluent, ma si parlerà anche dell'ambiente Discovery che abbiamo accennato, a cui abbiamo accennato oggi, ma domani lo vedremo in maniera più approfondita, perché sarà dedicata un'ora intera, dalle 11 alle 12, ad approfondire appunto queste tecnologie di simulazione termofluidica.
Io con questo vi ringrazio nuovamente, lascerò la sessione aperta ancora per qualche istante per permettervi appunto eventualmente di scrivere delle domande che raccoglieremo e vi daremo risposta nel corso dei prossimi giorni. Sono anche, consentitemi la battuta, sono particolarmente soddisfatto perché vedo che sono le 12.30, quindi non abbiamo sforato neanche di secondi la conclusione di questa prima sessione dell'Asset Simulation Week. Lascio aperta la sessione ancora per qualche minuto che chiuderò tra appunto 2-3 minuti. Con questo vi ringrazio e vi saluto.